Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Bionauta, Europa Universalis 4, Imperium Universalis, nuovo episodio, questo è il settimo. Ha vinto una guerra contro i Tarquini che pensavo si fosse messa malissimo per un inizio veramente a cavolo, però ho dovuto chiamare due alleati, prendere varia gente, insomma ho fatto un po' di cacate. Comunque cancelliamo i mercenari con loro. E cancelliamo pure i mercenari con loro, così recuperiamo un po' di soldini. Questo è un mercenario, però fin quando ce li possiamo permettere lasciamoli dentro alle truppe. Siamo a 14, non ce li possiamo permettere più. Perfetto, avete visto? Qui sto aspettando che scenda questo. Ok, vediamo quanti mercenari ho. Dividiamo a metà e leviamo una metà. Vediamo se questo ci fa rientrare nei costi. Sembrerebbe di sì al momento. Andiamo a Roma, siamo più tranquilli. In realtà io dovrei pure prima o poi alzare sta cavolo d'autonomia, ma costa una quaresima. E dovrei fare i core. Allora, potrei mandare il missionario qua. Sicuramente poi si vorranno prima o poi... mi vorranno distruggere. 10.000 ne usciranno a Nequinimo Ab Aeternum. Ok, qui la War Exhaustion sta... scendendo, velocità 4, perfetto. Le navi stanno in giro, vediamo un po'. Ah, adesso piglio 18 destamici, quindi 1, 2 e 3, quindi arriviamo a 18. Ne piglio 18, ne arriviamo a 18. In verità, perché giustamente c'è Tarquini che mano a mano l'autonomia salirà, come ben sappiamo. Ma va bene, dai, piano piano poi recupereremo. Potrei costruire qualcosa. Ah, qualcosa che mi dia soldi a Tibur o a Roma. A Tibur. Perché ci sta l'estate, in sostanza, per quello conviene. Prossimo mese metto a fare il core. Sono migliorando le relazioni con i Vestini, che sembrerebbe una cosa buona da fare prima di provare ad attaccare Veia. Comunque anche la aggressive expansion sale vertiginosamente in questa mod e scende lentissimamente, quindi una guerra di coalizione prima o poi non ce la leva nessuno. Ti affa il core, perfetto. Qui la conversione sta andando, ma è lentissima. E quindi adesso tra un po', in una d'este due, quindi ci andiamo a mettere là. Mettiamo così. Vediamo se posso tirare giù su un'altra truppa. Non da qui, sembrerebbe qui. Nemmeno. Sono tutta la stessa perché è l'Umbria, poi di fatto. Qua. Ah, ok, quattro truppe qua. Adesso ne ho addirittura 16. Quindi prendiamo questi. E leviamo due mercenari. Sto perdendo un ducato. Il rinforzo è 74, quindi finito di rinforzarsi. Dovremmo rientrarci di nuovo. Qui che cavolo sto costruendo? Boh, chi lo sa? Un core, quindi sto facendo un altro core qui. Perfetto. Quei vestini abbiamo finito, sono arrivato a 30. Ok, mettiamo sempre qualcuno a lavorare qua e uno a lavorare sugli alleati, mentre diciamo trascorrere un po' di tempo. Lavoriamo un po' con le nostre cose. Quindi qua quattro truppe devono recuperare, c'è sempre dei cavalli in più. Poi una sfiga. Posso arrivare a 15. Ok, facciamo così. 10, 3, 2. Io qua posso arrivare al 20%. Ah, esclusi skirmisher, quindi ne devo togliere uno. Ne devo togliere uno. Quindi uno comunque è di troppo. Il problema è che non mi fa scegliere cosa posso prendere. Ok, quindi questo dovrebbe risolvere il problema. E magari gli diamo un'altra unità di schermaglia. Perfetto. Qui a Roma sto costruendo un'oplita. Avremo di nuovo problemi economici. Perché abbiamo problemi economici in questo momento? Eccoli qua. Ok, quindi qua è risolto al momento, perché abbiamo problemi economici. 1,88 di reinforcement.
E 0,39 di mercenari, quindi poi questi mercenari li dovrò togliere. Ok, allora cosa si sta per Minturno? Di nuovo Minturno. Minturno in verità se la dessi ai preti e mi ci vado a piazza sopra potrei anche bloccarla la rivolta. Comunque mi ci vado a piazza sopra che almeno vediamo di rallentarla un po'. Nel frattempo recuperiamo a livello economico. Ok, 3,9 anni, non male. Quindi magari nel frattempo scende un po'. Allora, vediamo un po' a livello punteggio. Qua stiamo sotto, devo recuperare questo sicuramente. E poi vediamo di salire un po' di stabilità. Non esce manco. Non esce nemmeno un. Come cavolo si chiama? De evento che mi alzi la stabilità. Qui mi dicono: tieni qualcuno con le nazioni oltraggiate. Il problema è che ho solo due diplomatici. Quindi sì, è giusta cosa, però ogni tanto poi ti scordi di farlo ed è un casino. Almeno eviti un po' di coalizioni. Ok, Pentri è andato in guerra con Capua. Perfetto per lui. Mica tanto, visto che sono il nostro target in qualche modo. Capua intendo. Allora, potrei pigliare già le cose, ma infatti sì, mi sa, perché non è che cambia molto fra 3 e 4. Oh, i Sabini ci hanno messo come rivale. Perdo 5 di tradizione, grazie. Gentilissimo. Morale delle armate più 10%. Mi piace. Ci piace. Io potrei pure magnarmi i Sabini qua. Questi sono gli alleati, no? No, qua la sto a fare. Il core, come va? Va. Quindi sempre Minturne. Ma comunque paradossalmente, visto che comunque sale abbastanza velocemente qua, conviene appena pigliare una provincia di alzare l'autonomia e dimenticarsi dei problemi di ribellione. Che tanto, cioè, prima o poi arriva al 100% da solo. Quindi diciamo che in questa versione ha abbastanza senso questa cosa, che vedete, comunque qua sta salendo. Quindi tra un po' addio. Ecco. Staranno arrivando suoni di musichette per bambini. Ragazzi, stasera è così. Ok, perfetto. Possiamo prendere le diplomatiche e possiamo con queste studiare la tecnologia. Quindi, se siamo rimasti indietro con qualcuno, di fatto adesso mettere qualcuno a spiare potrebbe servire. Noi siamo a 2-3-3. Qui stanno a 3-2-1. Qui stanno a 2-3-3. 2-3-2. 2-3-3. Probabilmente converrebbe spia solo da qua per pigliarsi sto 3 di amministrative. Vabbè, facciamolo. Covert action, build spy network, confer, vai. Quindi questo ci porterà pian piano ad avere uno sconto perché stiamo spiando uno che sta più avanti di noi come tecnologia. Ok. Abbiamo finito anche la Guarimna. La situazione è abbastanza calma al momento. Conversione fatta, grande. Quando è che scadrebbe il claim che ho su questa provincia? Attenzione perché comunque è uno sconto. 223, quindi tra un po' dobbiamo comunque attaccare. Diciamo che finiti i core è ora. Finiti i core, il manpower lo abbiamo recuperato di fatto. Siamo a 15 su 15. Con questi 18-18 in meno, va bene così. Non facciamo altro. Comunque ho 18. Oh, aspettate che c'è Perusna. Era un alleato di Tizio? Bene. Perusna non ha uomini in questo momento, quindi ci sarebbe da andare a Ritim e Verjna di 7, 14, 21. Noi siamo 15, se viene un solo alleato ci siamo. Ok, andiamo. Anche se potrebbero nascere dei problemi con i vari ribelli. Qui c'è un attraversamento fiume, quindi andiamo da Tarquini a Veia. Ok, vediamo se qualcuno viene a darci una mano. Verrebbe chiunque. Quindi
ci chiamiamo? Di nuovo Firenze che c'ha 6 truppe? Potrei chiamarmi i piceni così. No, i piceni non vengono. Ma bastardi inside. Ah, adesso i cosi ce l'abbiamo. Allora, per essere sicuro, chiamiamoci Firenze, che è quella più vicina da ste parti. Perché poi Pentri stava in guerra. Ah, si è presa a capo, vedi Pentri? Bravi. Quindi a questo punto chiamiamo proprio Pentri, va. Così la indeboliamo un po', casomai ci vogliamo girare contro di loro. E andiamo a prenderci Veia. Controllo il casus belli, vi si ho fatto cacchiare la volta scorsa. Noi siamo 15-7-22 contro 7-14-21, perché poi Perusna non dovrebbe avere truppe. Quindi attacchiamo. Perfetto. Andiamo a attaccare pure questi. Stavolta non mi è da fatta la frittata come prima, Ok. Non ci posso... Ok, mettiamoci metà per parte. Perfetto, quei tre l'hanno presi. Andati, perfetto. Mettiamoci qua, assediamo. Fermi. Quei sette mo sicuramente li va a attaccare sto baccalà. Ok, Perusna non ha uomini. Quanti uomini hanno adesso? 7.000, sono quei 7.000 che a un certo punto... Ah, Perusna già è entrata ma già vorrebbe uscire. C'ha qualche problemino Perugia. Vabbè, piano piano qualcosa succederà. No, grande, vai, 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 vai. Bellissimo, bellissimo. Soldati, zero. Vabbè, mo ci freghiamo i soldi a tutti a sto punto. Converrebbe quasi andare lì e andare a prendere il controllo di Perugia. Magari poi io lo faccio, solo che questa mo... Ah no, non lottano i ribelli, non la sapevo questa cosa. Ok, grande. 7%, qui sta già vacillando. Allora, i piceni hanno dichiarato guerra su Aritim. Che te vai a pigliare, piceno? mi servirebbe un leader, quindi... Andiamo qua, andiamo a finire questa cosa. Chi è che può far pace? Vergine. No, mi serve il passaggio. Mi aspetti. Piceno ha dichiarato guerra ad Aritim, ma Arezzo, insomma, quello che sia, ma è assediata già dal nostro alleato, grandi. Ok, Veia sta cadendo. No, mi tradisce. 44, sì, un altro di stabilità, no, già siamo messi bene. Ma sì, così, per rompere le balle. Sì, 5 Ducati, va bene, ci sto, se posso perdere 5 Ducati. Persona ancora vuole far parte, ma tanto Persona comunque effettivamente potrei... No, la vado a saccheggiare. Famo così. Cadi, cadi. Oh, non cade, eh. Qui, mettiamo a convertire. Minturne. Andiamo a Minturne. Perde 5 legittimi, tanto siamo a 100, non è un grosso problema. I belli a casa. Ah, Arezzo è caduto, eh. Oh, Aribè, e dai. Ok, quindi ci stiamo. Potrei andare a Perugia, così la portiamo al 100% pure a Perugia, fregiamo i soldi pure a Perugia. Ok, andiamo a Perugia. Allora, con Vesna possiamo far pace. Gli diciamo di perdere tutto. Aspetta, fa così. Tutti i soldi. Ah, minchia, tutti questi soldi. Cioè, allora, non mi piacciono più i soldi. Allora, war reparation a questo punto. E poi perde un alleato. Che ti faccio perdere? Veia, Perugia. Perdi Perugia, quindi ciao. Dico, uno abbiamo finito. Abbiamo preso un po' di soldini. Aritim, che è in doppia guerra, a sto punto faremmo il gioco dei piceni. Facciamo stanche i piceni.
Quando non c'ho la Call for Peace me ne frego. Chi è che si sta per ribellare? Tarquini 16, Mizzaca. Ah no, 8. Tarquini. Vediamo se Perugia cade. Ok, sono andati. No, aspetta, vai. Non attaccano perché sono in sottonumero, però sono senza morale, quindi... Ah, non riusciamo più a passare. Siamo riusciti a passare fortunatamente all'andata. Ok, adesso almeno Roma 07, eh? È tutto a posto. Quindi non lo so, qua non casca, ragazzi. Nessuno mi fa passare, vediamo un po'. Loro mi farebbero passare. Vabbè, fa passare, va. Ok. Non mi ha detto nulla che ho un tizio in più. Noi stiamo sempre spiando i Veian. Dobbiamo prendere la tecnologia prima di annetterli a sto punto. Vai. Guarda quanti cacchio di soldi che ho messo da parte. Belle ste guerre. E dai, e casca Perugia, cavoli. Ah. Ok. Tutti i soldi, Perugia. Ce n'hai tanti, eh? War Reparation. Io potrei fare pure qualche vassallo, attenzione, eh? Che adesso mi posso cominciare a prendere i vassalli. Un bel passallo Perugia. Roman Vassal, vai. Coalizione sugli Sabini. Force Religion. Force Religion, ci sta. Così non si incazzano. Vabbè, Perugia vassallo. Ci piace. Potremmo anche prenderci in verità Arezzo come vassallo. Attenzione. Così da trovarci in guerra contro sti baccalà che hanno Istri. In verità è finito il tempo, no? Ricordo male. Boh, non so. Mancano 2 minuti e 40. Interessante. Potrei trovarmi contro i Piceni, che in questa guerra hanno chiamato pure gli Istri? No. Potrei trovarmi con 14 truppe contro i Piceni. Attenzione. Attenzione. Qui si apre un mondo. Potrei trovarmi contro i Piceni e sfondarli. Che tanto so un alleato che non vuole sapere aiutarci perché abbiamo problemi di trust. E gli faremmo lo stesso scherzo per 2 volte. Vediamo. Force Religion pure a te. I soldi. Wow. 216 ducati. Facciamo pace? Ah no, finisce. No, perché? Ma perché? Questa la posso passare magari? No, non la posso passare da Arezzo, sono gliela davo subito. Ok. Allora, questa... Ma se faccio passare pure questa, chi se ne frega? Chi vi è contro? È un po' di gente. Po' di gente, però stanno a 50, 54, non è chissà cosa. Poi dopo devo pigliare pure Veia, però. No, per il momento no, evitiamo. War Reparation. Force Religion sì, mi piace così. Veia, tanto muore comunque, Velatri. Finisci la cosa con i Sabini. E ciao. Allora, anche se non conviene per il core, io questa la piglio perché adesso ho lo sconto perché ho una spy network qui su Veia e mo facciamo pace con Veia. Prendo questa, vediamo chi c'ho contro. Mi, l'ira di Dio, c'ho contro, quindi ho fatto bene a evitare.
Vabbè, tutti i soldi. Vabbè, tocca prendere la missione, ragazzi. Che comunque tanto una collezione qua non ce la leva nessuno. E vediamo un po'. Posso anche fare il core direttamente, veia. Mi servono 30 punti. Vabbè, prima o poi ce l'avrò. Prossima. Migliora le relazioni con Pentry. O conquista Nutria. Nucria. Che non sarebbe male. Dovrebbe essere abbastanza facile. Allora, Pentry ci dovrebbe avere 100 o 100. Questa ci dà diplomatic reputation. Questa ci dà 25 punti diplomatici. Perché con Pentry non abbiamo già il massimo? Sarebbe anche possibile. Sarebbe anche possibile. Però prendersi questa non sarebbe male. Vabbè, ci pigliamo punti diplomatici, non presti punti diplomatici, dai. Lavoriamo su Pentry. E l'altro tizio lo mettiamo a lavorare su Outreached. E poi, appena abbiamo i punti, metterò a fare il core. Dobbiamo scegliere un nuovo nemico. Casino. Piceni. Sarebbero i migliori in questo momento, però è meglio tenerseli. Vabbè, lo decidiamo nel prossimo episodio. Con questo è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.